palco a migliaia di chilometri dalle loro famiglie, dalle loro case e dai loro affetti, con il cuore spezzato da quello che sta accadendo nel loro paese, l'Ucraina. Hanno suonato con la mente e il cuore alla loro patria, ma lo hanno fatto per la pace. Sul palcoscenico del Teatro Chauvil di Bari, la National Chamber Ukrainian è stata protagonista di un concerto diretto dal maestro Francesco Di Rosa. L'orchestra, che si esibisce in prestigiosi teatri e sale da concerto europei e statunitensi, si trovava già in tour in Italia quando è scoppiata la guerra in Ucraina e ha deciso di non interrompere l'attività concertistica. Onestamente è davvero difficile perché il mio pensiero al momento è rivolto all'Ucraina e alla mia famiglia. Il nostro volo da Kiev è partito 6 ore prima dell'inizio dei bombardamenti e se ci penso è davvero pauroso. Ma capisco anche che siamo stati fortunati perché l'aeroporto è stato il primo obiettivo dei bombardamenti. Il nostro paese è sotto attacco solo perché Putin vuole prendere le nostre città. Io continuo a suonare nell'orchestra ucraina perché è tempo di celebrare la pace. Noi ucraini vogliamo difendere la nostra terra e lo faremo. E noi suoniamo con il pensiero rivolto ai nostri amici e alle nostre famiglie.